per essere qui con noi. Dirò giusto due parole su questo lavoro che in realtà presentano appunto i ragazzi della Quinta T, lo scientifico Valeriano di Imola. È stato un lavoro che ha impegnato diverse settimane di lezione, loro devo dire sono stati veramente molto bravi. E, vabbè, non lo dico per adularli perché sennò si emozionano troppo, però devo dire la verità, tra le tante fortune che ho avuto quest'anno ho avuto anche la fortuna di conoscere loro e di poter lavorare con loro. E questo lo dico perché, no, lo dico veramente perché sono ragazzi che sono andati sempre al di là del manuale di storia, della pagina letta, del testo letto in classe. E credo sia il sogno di ogni insegnante trovare degli studenti che non si limitano ad ascoltare la lezione o studiarla a casa e a ripeterla, ma che veramente sanno aprire degli spazi di riflessione, sanno pensare con la loro testa, costruire una loro visione del mondo. E questo lo dico anche per dire come abbiamo lavorato in questo caso, perché avevamo un tema importante per le mani. Oggi è appunto il 10 aprile, l'anniversario della liberazione di Imola dal nazifascismo, ma quello che volevamo fare non era appunto una mera celebrazione, ricordare un anniversario, non era semplicemente una memoria storica, ma non perché la memoria storica non sia importante, la memoria storica è fondamentale. Però gli anniversari a volte rischiano di perdere quasi di significato, cioè si perde un po' di vista i fatti che hanno originato quell'anniversario, si perde un po' il contatto con la realtà. È un po' quando, come ci si sposa e poi magari dopo 10 anni, 20 anni si continua a festeggiare l'anniversario del matrimonio senza magari ricordarsi di quell'amore, di quella passione che aveva spinto a sposare una persona. Quindi ecco, noi invece vogliamo proprio ricordare quello, quell'amore e quella passione. Abbiamo appunto due persone che con noi, che la storia non l'hanno dovuta studiare sui banchi di scuola come facciamo noi, perché la scuola, la storia l'hanno fatta, quindi non hanno avuto bisogno. E poi ci siamo noi che appunto abbiamo voluto dare questo titolo al nostro seminario: creare, resistere, resistere, creare. Questa è una frase di Stefan Essel, presa da un piccolo saggio di Stefan Essel. Stefan Essel è stato un resistente della resistenza francese, è morto anziano, è morto qualche anno fa, e lui negli ultimi anni della sua vita faceva proprio questo: andava nelle scuole, parlava con i ragazzi, perché il nostro futuro sono loro, non è retorica, è la verità. E lui nelle scuole diceva proprio questo: indignatevi. Il titolo di questo saggio appunto è indignatevi, col punto esclamativo alla fine. Indignarsi contro che cosa? Ma contro tutte le ingiustizie che vengono commesse nel mondo, tutti i crimini politici. Oggi parliamo di resistenza, loro vi parleranno dell'eccidio di Montesole qui a due passi da noi, sull'Appennino bolognese. Però ecco, noi abbiamo anche riflettuto su questo, cioè ci siamo chiesti: parlare di Montesole oggi che senso ha? Parlare di quei bambini trucidati nell'oratorio di Cerpiano e poi vedere oggi le immagini che ci vengono dei bambini siriani. E dico bambini siriani perché sono gli ultimi in ordine cronologico, le ultime vittime. E allora ci siamo chiesti se abbia ancora senso oggi parlare di resistenza. Per noi ce l'ha in questo senso, nel senso che appunto la resistenza non è soltanto un fatto storico, qualcosa che appartiene al nostro passato, ma è qualcosa che possiamo ricreare, anzi che dobbiamo ricreare ogni giorno. Il fascismo. Siamo sicuri di non avere nient'altro per cui lottare con tutto quello che sta succedendo attorno a noi? Quindi, ecco, più che una celebrazione storica, vorremmo che questa, insieme ai nostri ospiti di stasera, possa essere proprio una riflessione per tutti noi, per capire in che senso la resistenza abbia appunto ancora un senso nel nostro presente. Quindi io lascerei la parola a loro, parleranno in 5, ma in questo progetto è stata coinvolta veramente tutta la classe, ci tengo a dirlo perché hanno lavorato tutti benissimo e tantissimo, e vi ringrazio ancora per la vostra presenza in Italia. Allora, partiamo dall'8 settembre del 43.
il giorno in cui l'armistizio di Cassibile venne reso noto. Il giorno del tutti a casa, recitava così il film di Comencini. Tutti a casa perché finito questo armistizio l'8 settembre del 43, ogni uomo italiano si trova di fronte a un punto zero, non sa quale via scegliere, se scegliere continuare a dare la fedeltà al fascismo, che poi si porterà alla formazione della Repubblica Sociale Italiana, oppure scegliere di resistere. Ora, questo fenomeno è molto più complesso, è troppo semplificato parlare di due sole vie, perché esiste una terza via, che è quella dell'andare a casa e dell'isolarsi politicamente da quello che sta succedendo, non giurare né fedeltà al fascismo né resistere, perché molti italiani fecero proprio questo, e spesso è una pagina di storia che viene trascurata. Non furono tutti o fascisti o resistettero dopo la caduta del fascismo, ma è bene innanzitutto cercare di delineare quello che fu il clima storico, politico, culturale che portò alla decadenza del regime fascista e della figura stessa di Mussolini. Siamo nel 43, siamo nel giugno e nel luglio del 43, la seconda guerra mondiale dura già da qualche anno e la figura di Mussolini vacilla. Con la figura di Mussolini vacilla anche lo stesso movimento, perché è un movimento che ha sempre sostenuto, che ha sempre avuto come perno la figura stessa di Mussolini, non può sopravvivere senza la figura stessa e senza la fedeltà degli elettori. Ecco, siamo nel 12 giugno del 43, quando gli alleati iniziano a sbarcare dalla Sicilia, a penetrare da Pantelleria, poi Lampedusa, iniziano a risalire tutta l'Italia. Ma la scelta di invadere prima l'Italia, prima che poi quello che avverrà in Normandia, fu dettata dalla conferenza di Casablanca. In questa conferenza, e questo è abbastanza significativo per il discorso che sto facendo, perché in questa conferenza gli inglesi e gli americani scelsero l'Italia come prima terra su cui lavorare, piuttosto che la Francia, sulla quale l'URSS invece spingeva, perché l'Italia in quel momento stava vivendo una situazione, da un punto di vista politico, di crisi. E questo è proprio quello di cui parliamo, la crisi, una trasformazione che stava vivendo. Sono numerosissime le testimonianze tra giugno e luglio, oltre che le manifestazioni operaie nel marzo, sempre del 43, di una comparsa di primi manifesti per strada che recitavano «Basta la guerra di Mussolini». La guerra veniva vista come qualcosa di esterno agli italiani. Gli italiani non ne potevano più di questa guerra, che aveva portato soltanto miseria e fame al popolo italiano. Sono lontanissimi i tempi dei patti lateranensi, in cui il consenso al fascismo era molto alto. È lontanissima anche la conquista dell'impero etiopico, che pur sebbene fosse stato osannato dall'opinione pubblica non aveva portato tutte queste grandi ricchezze, ma semplicemente una sorta di prestigio fittizio. In questo clima si sentono per strada, nei vari luoghi pubblici, si sente per la prima volta criticare il regime. Il punto di partenza è proprio questo: la critica al regime fascista inizia qui, e qui non inizieremo a parlare del fenomeno della resistenza. In questo senso l'incontro di Feltre del metà luglio del 43, poco prima poi della seduta del Gran Consiglio del Fascismo, è molto significativo. Ora, la storiografia l'ha chiamato incontro di Feltre, non avvenne a Feltre, ma questo poco ci importa. Quello che è importante è cercare di capire l'atteggiamento che Mussolini ebbe in questo incontro con Hitler. Le testimonianze dell'epoca manifestano un Mussolini totalmente succube di questo flusso di parole continuo che era Hitler, totalmente arrabbiato per l'andamento della Seconda Guerra Mondiale. Mussolini era totalmente impotente, non voleva comunicare che l'Italia non era più in grado di portare avanti questa guerra, perché non aveva neanche le armi belliche necessarie. Ricordiamo che la battaglia in Africa, alla Main nel 42, aveva portato un milione, la battaglia, solo la battaglia in Africa, quindi non tutta la Seconda Guerra Mondiale,
di morti tra i soldati italiani e i soldati tedeschi e 8.000 aerei, quindi i costi bellici e soprattutto di vite umane erano stati veramente molto forti. E nella riunione pochi giorni dopo l'incontro di Feltre arriviamo alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo presieduta dall'ex ministro Dino Grandi. In questa riunione, con 19 voti favorevoli e 9 contrari, si sceglie di deporre in qualità di capo del governo Benito Mussolini. È una decisione presa abbastanza con la coscienza di un movimento che si rende conto che la figura su cui il movimento ha sempre poggiato sta vivendo un periodo di profonda crisi, e nel pomeriggio stesso Mussolini verrà poi arrestato, Mussolini che poi eventualmente riuscirà a scappare in seguito dalla prigione del Gran Sasso grazie all'aiuto dei tedeschi. Ecco, arriviamo quindi all'8 settembre del 43, quell'armistizio di Cassibile, quando gli italiani appunto si ritrovano in questo con una dichiarazione radiofonica che stupisce moltissimi, stupisce le donne che stanno cucinando, stupisce le persone per strada, si inizia a sentire per le finestre la guerra è finita. In realtà la guerra non è finita, è l'inizio di una nuova fase della guerra, è questa testimonianza di come gli italiani avrebbero voluto terminare la guerra. E qualche giorno dopo, quindi siamo tra il 9 e il 10 settembre, avviene la formazione importantissima del Comitato di Liberazione Nazionale, del CLN, in un momento in cui il governo vacilla e stenta a prendere i provvedimenti seri, non c'è più Mussolini, ricordiamolo, Badoglio. È importante questo Comitato di Liberazione Nazionale perché costituisce quella che è un primo momento di aggregazione antifascista. Stiamo parlando di 6 partiti italiani, tra cui il PC, tra cui Partito Socialista di Unità Proletaria, tra cui Democrazia del Lavoro di Ivano Ebonomi, tra cui il Partito Liberale Italiano, ma soprattutto il Partito d'Azione, con il quale ne parleremo. E i conflitti, le incomprensioni che vi erano tra questo comitato e il governo verranno poi sanate in parte dalla svolta di Salerno del 44, un momento storico importantissimo nel quale va riconosciuto comunque il merito di Togliatti, dopo essere tornato dall'esilio dall'URSS, aver cercato di riallacciare i rapporti, di ravvicinare questo Comitato di Liberazione Nazionale al governo italiano. Da questo momento quindi noi iniziamo a parlare di iniziamo a parlare della resistenza. La resistenza è una forma di opposizione verso quello che è stato il regime nazista, nazifascista. Siamo nella seconda guerra mondiale e possiamo parlare di resistenza attiva e resistenza passiva. Una cosa estremamente interessante rispetto a questa categorizzazione è proprio il fatto che nella resistenza passiva fossero presente, venisse annoverato l'aiuto agli ebrei. Fornire aiuto alla popolazione ebrea veniva considerata una forma di resistenza passiva. Ora, tanto più o meno valido rispetto alla resistenza attiva, questo non possiamo dirlo, perché non siamo nessuno per giudicare quale delle due forme di resistenza fosse più valida dell'altra, non sta a noi giudicarlo e sicuramente sarebbe inutile, oltre che non servirebbe assolutamente. Nelle diverse forme di resistenza che sono state in Europa, abbiamo individuato quelli che sono alcuni punti salienti, alcune caratteristiche comuni. Innanzitutto il patriottismo, quindi un amore nazionale da distinguere rispetto a un egoismo nazionale, mutatis mutandis, che tanto oggi sta prendendo il sopravvento, più patriottismo rispetto al nazionalismo, e in secondo luogo invece un dovere morale di cui ci hanno parlato anche Gina Clero, per contrastare la disumanizzazione dell'uomo operata dai regimi totalitari.
Ora, rispetto alla questione del patriottismo, tanti sono stati gli storici che si sono interrogati sulla vera natura della resistenza, che dalla storiografia veniva di solito vista come un secondo risorgimento. E a questo proposito, Claudio Pavone individua tre distinte guerre. Una guerra patriottica, quindi di liberazione dal nemico, dall'esterno. Ma non era soltanto questo, stiamo parlando anche di una guerra di italiani contro italiani, di fascisti contro invece uomini che cercavano di resistere. E quindi dobbiamo, è un dovere, parlare anche di una guerra all'interno dello stesso paese, quindi di una guerra civile. Ora la terza parte, forma di guerra che questa guerra prende, è estremamente importante e ci permetterà di riferirci alle radici storiche e politiche del movimento della resistenza. E stiamo parlando della guerra di classe, perché molti movimenti, stiamo parlando soprattutto del PC, vedevano la Seconda Guerra Mondiale come una possibilità, quindi come una fase di transizione per portare alla formazione dello Stato socialista. Questo è importante per cercare di capire anche la vera, se ce n'è una, ideologia della resistenza. Spesso si sente parlare di ideologie nella resistenza, ecco, sarebbe più corretto anche secondo lo storico Norberto Bobbio parlare di ideologia della resistenza, perché in mezzo a tutti quei partiti che ho citato prima del Comitato di Liberazione Nazionale, diciamo che il Partito d'Azione, che aveva preso i resti, che aveva preso quella che era l'eredità politica di Giustizia e Libertà fondata da Rosselli e Lussu, e che assieme al PC negli anni del ventennio fascista aveva costituito un importantissimo fenomeno clandestinità politica per lottare contro il regime. Ricordiamo le leggi fascistissime poco dopo, negli anni successivi alla marcia su Roma, erano state in questo senso abbastanza forti. Ecco, Norberto Bobbio ci dice: poiché il fascismo aveva trionfato sui due avversari isolati e incapaci di trovare, se non una sintesi, almeno una soluzione di compromesso, stiamo parlando del Partito Liberale, quindi del liberalismo e del comunismo, instaurando un regime illiberale come unico rimedio dell'avanzata del socialismo, il rovesciamento totale del fascismo doveva prevedere il recupero dei suoi due avversari, non più separati ma in qualche modo congiunti. Negare il fascismo, che era stato negazione di liberalismo e di socialismo, voleva dire affermare contemporaneamente entrambi. E questa, secondo me, è abbastanza illuminante come scritto, perché evidenzia proprio il fatto, la vera radice della resistenza, che è nell'azionismo, che cercava una sintesi, un compromesso politico tra il liberalismo e il comunismo. Grazie a tutti, io adesso passo la parola a Luisa, che vi parlerà delle modalità attraverso la quale avveniva questa resistenza partigiana in Italia. L'ANPI scriveva: con l'armistizio il paese precipitò nel caos più assoluto, monarchia e governo scapparono di notte alla Vitichella, gli alti comandi militari seguirono il cattivo esempio e l'esercito allo sbando si sciolse come neve al sole, con la fuga disordinata e caotica verso le proprie abitazioni. All'indomani dell'armistizio si riunì per la prima volta il Comitato di Liberazione Nazionale, formato da tutti quei partiti che fino a quel momento in Italia avevano osteggiato il fascismo. Questo comitato diventò la guida politica del movimento partigiano, e questo fatto, insieme anche a tutte le forme di resistenza che, seppur in maniera discontinua, si erano comunque verificate fino a quel giorno in tutta Italia, fanno mettere in dubbio la spontaneità della scelta partigiana. È difficile decidere se fu una scelta spontanea o meno. Quello che è sicuramente certo è che furono tantissime le rivolte popolari spontanee durante tutto il corso della lotta partigiana, e che furono tante le persone che, seppur non appartenevano a nessun partito,
decisero di diventare partigiani, comprendendo che in un momento del genere la neutralità non era più possibile. E, sicuramente le difficoltà iniziali non furono poche, innanzitutto quelle ambientali, il movimento partigiano riuscì ad avere un'adesione importante anche grazie al richiamo alle armi che ci fu in primavera. Infatti i soldati, pur di non tornare a combattere per l'esercito italiano, preferirono arruolarsi nell'esercito partigiano. E, non ci furono distinzioni di età o di sesso, questo grazie a quelle organizzazioni sindacali, organizzazioni giovanili e femminili. Ma un aiuto importante all'adesione e al movimento partigiano lo diedero soprattutto le minacce che i fascisti, i tedeschi facevano, la paura che mettevano in tutte le persone. Infatti è grazie a questo che rinacque quel sentimento di patriottismo che serviva agli italiani per poter cacciare l'occupante e per poter distruggere la dittatura fascista. Ma come era organizzato questo esercito? Innanzitutto bisogna dire che se l'esercito nazionale italiano, quello che aveva combattuto nelle due guerre mondiali, era formato soprattutto da contadini che di fatto spesso non sapevano neanche il motivo per cui combattevano, nell'esercito partigiano c'erano invece persone ben consce di quello che stavano facendo, che lottavano in nome di tre ideali: la pace, l'indipendenza e la libertà. Soprattutto gli incarichi non erano mai imposti dall'alto, ma si facevano strada dal basso, spesso seguendo anche la meritocrazia. Questo perché chi doveva guidare doveva essere una persona, un modello, un esempio. Per questo i partigiani non facevano fatica a seguire chi li comandasse. E scrive infatti sempre Renato Romagnoli: se c'è un settore dove il rinnovamento ha funzionato senza riserve nell'esercito partigiano, sono stati i comportamenti gerarchici tra comandanti e subalterni. Ed anche, perciò mancò il concetto stesso d'autorità e la libertà rimase la più completa, con un'unica discriminante, l'adesione ai tre principi informatori: indipendenza, pace e libertà. Ovviamente non tutto era perfetto e roseo, insomma, qualche dissidio ci fu. Questo soprattutto dovuto al fatto che l'esercito era organizzato in formazioni. Questo proprio perché nacque così, ovvero all'indomani dell'8 settembre, molti furono i soldati che scapparono, cercarono di tornare a casa oppure si rifugiarono in luoghi isolati, soprattutto in montagna, per disertare l'esercito. Quindi l'esercito partigiano nasce proprio da queste bande di persone alle quali poco alla volta si aggiunsero anche ex confinati o ex esiliati, quindi persone attivamente, politicamente attivi. Ovviamente ci tengo a sfatare un mito, diciamo, ovvero non tutti i partigiani sono comunisti, come si dice. Al Comitato di Liberazione Nazionale faceva parte il Partito Comunista, ma non era l'unico. E sicuramente erano tante le persone che non appartenevano a un partito. E tante erano le persone con ideologie diverse, ma avevano tutte lo stesso obiettivo. La varietà di queste formazioni, quindi con tante matrici ideologiche diverse, fu sicuramente il punto di forza dell'esercito. Infatti il nemico, i tedeschi, si trovavano davanti a tante formazioni che agivano in modo diverso, che organizzavano la guerriglia in modo molto diverso e quindi si trovavano senza saper bene come reagire. Oltre a essere un punto di forza, fu però un punto anche un po' di svantaggio, un problema. Infatti si pone il problema di come queste formazioni si rapportassero tra loro. E se ovviamente il rapporto era quasi inesistente quando la matrice ideologica era la stessa o quando comunque il territorio d'azione era ben definito, invece il rapporto diventava più complicato quando veniva, diciamo, minacciata l'autonomia di ogni singola formazione.
Un altro problema, forse il più importante di tutti, dell'esercito, fu come ritrovare le armi. Infatti, non essendo un esercito statale, al quale gli arsenali delle armi vengono comunque fornite e fabbricate apposta per questo, i partigiani dovevano trovare le armi. Utilizzarono veramente tantissimi espedienti, ma sicuramente il più, diciamo, interessante fu il fatto che loro combattevano con armi rubate al nemico. Un altro problema fu anche il fatto di come reperire gli alimenti o parlare tra le varie formazioni, come comunicare anche con la popolazione. In questo senso bisogna assolutamente nominare le staffette, ovvero quelle persone che, soprattutto muovendosi in bicicletta, attraversavano anche territori molto vasti per portare ai partigiani tutto quello di cui loro avessero bisogno. Le staffette erano soprattutto donne o bambini o anziani, questo perché un uomo adulto avrebbe destato molto più sospetti nel nemico e invece dovevano essere il più possibile non visibili, diciamo. Un altro importantissimo aiuto venne da tutta la popolazione civile, quello che viene chiamato il movimento di resistenza senza armi. Infatti tantissimi furono i civili che aiutavano i partigiani dando loro tutto quello che avevano a partire dalla casa, oppure aiutandoli nei movimenti, confondendo i tedeschi, e fu un aiuto veramente fondamentale, determinante per riuscire nella vittoria, e, anche se purtroppo non fu molto riconosciuto, così come non fu riconosciuto l'aiuto delle donne. Le donne ebbero un ruolo anche loro veramente determinante per la riuscita della guerra. Erano le donne che protestavano, che assistevano i partigiani da qualsiasi punto di vista. E perché lo fecero? Perché se fino a quel momento erano senza diritti, erano da sole, diciamo, rimasero loro, quando gli uomini erano in guerra, a doversi occupare della famiglia, della casa, e quindi presero coscienza di quello che era il loro, di quelli che erano i loro diritti che dovevano avere. Per questo parteciparono alla resistenza e furono appunto veramente importanti. Tra le più importanti partigiane bisogna citare sicuramente Irma Bandiera e Tina Anselmi, ma tra le 35.000 una è qui presente con noi. E quindi, signora Regina, io vorrei chiederle se può riraccontare quello che ha detto a noi in classe di quando l'arrestarono, cosa successe e prima e dopo. Grazie. Ce la facciamo. Sì. Se la tieni su, se ci vedi. Così. Te la tengo io. Prova a tirare giù. Beh, succede che sì, io vengo da una famiglia che non so né dire proprio se erano proprio tutti comunisti, nel senso si pensava in quella maniera perché erano lavoratori. Mio padre lavorava in fornace, quindi non avevamo delle grandi novità, perché voi siete dei fortunati, perché noi non avevamo neppure la luce elettrica in casa, non avevamo il rubinetto dell'acqua. Infatti una signora mi ha chiesto qual era la canzone che cantavate quando eravate bambine. Ma vi dico, una canzone un po' particolare, di amore. Chi l'ha mai sentito una canzone? Chi è che aveva la radio? Qualcuno la deve, naturalmente, perché la noblesse oblige, ma insomma, quindi non si possono, perché l'acqua andava a prendere la fontana fuori, quindi non c'erano delle grandi cose, quindi era tutto un pensare, cioè chi si può permettere tante cose, chi no, quindi mettiamoci, lottiamo per vedere se possiamo avere tutti o almeno il pane per mangiare, ecco, questo era il discorso. Quindi sì, va bene. Cosa succede? Succede che vengo a sapere, mi aggrego ai partigiani, che poi non sapevo che fossero veramente
partigiani, ma erano coetanei che si davano da fare, perché proprio il fatto dei partigiani non era ancora molto evidente, ecco, perché dal 43 non è che, se, che già fossero fatte tutte le organizzazioni, tutto. Vabbè, comunque io facevo parte del GAP di Imola, che era un'associazione partigiana. E allora cosa succede? Che un signore che era a lavorare con me dice: guarda, stai attenta, sai Gina, perché una tua compagna di classe ti ha denunciato che sei partigiano. Allora mi sono chiesta, dice, cosa faccio? Come mi comporto? Uno diceva: beh, vai via, vai in montagna, vai qua, vai là, vabbè, e poi. E invece ho detto, l'ho scelto, ero già matura perché avevo 18 anni, l'ho scelto e quindi proseguo quello che ho pensato di fare. E infatti ho pensato di fare il mio lavoro, di stare a casa e poi se verranno mi presenterò. E infatti sono venuti Dolir, Quattrini Dolir, due molesi che avevano su per pure la mia stessa età, sono venuti a suonare il campanello, perché avevamo il campanello, non ne avevamo uno per uno dei campanelli, avevamo uno solo che suonava per tutti. E allora noi ci affacciavamo alla finestra per vedere chi cercava. Io mi sono affacciata alla finestra e ho capito chi cercavano me. Sono scesa, perché in casa c'era mio padre, poi fra l'altro aveva anche molta stampa clandestina che l'aveva messo sotto il letto di conseguenza. Allora mi sarà meglio che sempre, infatti sono scesa e mi hanno accompagnata in prigione, che la Rocca di adesso era la prigione di allora. Ecco qui. Come dico, non ci sono stata molto in prigione a Rocca Imola, ma ne ho avute di botte non so quanto, era tutta piena di lividi, di una cosa incredibile. Comunque gli hai fatto partigiano, mangiati, era quello che dicevano loro. Vabbè, dopo mi fanno il primo interrogatorio con la rivoltella sempre qui, è andata bene perché ho resistito, nel senso, perché non è detto che tutti quelli che fanno la spia che lo facciano perché sono spioni, con la rivoltella, con le botte che ti danno, tante volte uno proprio non ci riesce più, ecco, non gliela fa più a resistere. Quindi non si tratta di dire sono stato, dipende sempre quante ne prendi e come te le danno, ecco, per dire. Mi viene un coso qui, chissà perché. Le botte, era più il timore della rivoltella che è proprio le botte, le ho prese, ma non una cosa eccessiva. Il secondo giorno, cioè, cosa succede? Succede che un altro interrogatorio, altre botte. Vabbè. Poi il secondo giorno c'era una cosa nuova, che oddio, mi sembra che sia giusto dirla, una cosa diversa. Arriva un tedesco, non era della SS neppure della SD, perché io ho imparato di conoscere la SD, noi la chiamavamo sezione delinquenti, però c'era la S con una D, non erano le due S che... Allora io, sto ragazzo, mi fa: beh, insomma, tu sei una partigiana, hai la possibilità di farmi vedere il partigiano? Io non ho detto che sono una partigiana, io non ho capito perché mi hanno arrestato, tutto insomma, questi discorsi qui. Ma fammi un piacere, che io non sono stanco di stare qui in mezzo e vorrei andare con i partigiani. Io non so cosa raccontarti, comunque io non ne conosco, però se tu hai possibilità di farmi uscire, andremo a cercarli e probabilmente se ci sono li troveremo. Allora infatti dice: bene, cosa succede? Succede che arriva con una chiave, apre la
faceva dove ero, ecco, ho trovato la chiave, dice questa sera alle 8 ti vengo a prendere. Sì, buonasera, quella sera alle 8 invece di arrivare noi a prendermi, arrivarono gli altri che ci portarono, poi a San Giovanni in Monte. Poi però prima di questo mi fecero fare i bagni nell'acqua gelata, suon di botte, e la fortuna fu che la sera, prima che mi portassero, perché ci portassero via, la sera c'era anche Pippo che era un apparecchio che illuminava la città, come si chiama? No, il bombardamento, prima di bombardare illuminava proprio tutta la città per vedere naturalmente dove dovevamo bombardare, capito? Allora la fortuna volle che i miei bagni smisero proprio quando arrivò Pippo, perché illuminava tutto e si vedeva la situazione qual era, ecco, come devo dire. Bene, ringraziamo la signora Gina. E introduco quella che è nel mio intervento di oggi, ovvero un approfondimento su quello che è stata la resistenza nel territorio di Imola. Prima di iniziare a parlare specificatamente di Imola, ci tenevo a dire che il mio gruppo di lavoro è a Berlino. Il mio gruppo di lavoro ha interagito anche con un altro partigiano, Vittorio Gardi, socialista, che ci ha raccontato due avvenimenti secondo me molto importanti che ci tenevo anche a riportarli a voi. Il primo è una manifestazione di Sestimolese, in cui a Sestimolese, una cittadina più vicino a Imola, dove nel 1944, il 14 settembre, si organizzò una manifestazione contro la guerra e estremamente antifascista. Questa manifestazione è avvenuta nel 1944, probabilmente derivante da un entusiasmo della popolazione dovuto alle operazioni militari degli alleati che stavano man mano risalendo la penisola italiana, e anche dovuto a un sentimento abbastanza condiviso in queste zone, vista la matrice politica rossa che era di base estremamente antifascista. Si organizzò quindi questo incontro dove appunto si inneggiava alla fine della guerra, si inneggiava alla fine del fascismo. Questo incontro risulta particolarmente importante, uno perché mostra in che modo era partecipe la popolazione di Imola agli avvenimenti della resistenza, la popolazione di Imola e del circondario imolese, ma soprattutto perché da questo avvenimento in poi si intensificarono le operazioni antifasciste nei confronti di questo territorio stesso, perché anche loro capirono che era una cellula abbastanza attiva dal punto di vista della resistenza. Infatti, chiaramente per preparare questo incontro i partigiani si erano organizzati dicendo che anche se fossero arrivati dei fascisti e dei nazisti armati, loro non avrebbero dovuto aprire il fuoco. Così successe, nel centro di Sestimolese si presentò un camion dove all'interno vi erano numerosi fascisti, e da qui iniziarono quelle che furono una serie di rastrellamenti e quello che portò anche all'occupazione di Imola del 1944. Collegato a questo avvenimento di Sestimolese, infatti, ci sono gli avvenimenti di Osteriola, poco successivi, che avvennero il 26 febbraio 1945, che è uno dei più importanti rastrellamenti avvenuti qua a Imola. Vittorio Gardi ci raccontava che loro si trovavano in un casolare chiamato Tina di Mezzo e avvistarono una persona che da lontano non riconobbero come fascista o come nazista, e comunque loro presero le dovute precautele e nascosero le armi che stavano pulendo. Uscirono, però non vi era più un'unica persona, ma vi era una squadra intera di Gestapo che li stava aspettando. Loro chiaramente furono catturati, nonostante negarono, comunque si mostrarono di non conoscere
infatti legate alla resistenza, quindi si mostravano estranei a questi avvenimenti, vennero comunque presi, torturati, e di queste persone vennero deportate 65 e ne tornarono soltanto 12. Quindi questo è uno dei più importanti e anche più tragici rastrellamenti della zona. Detto ciò, è opportuno precisare qual era realmente la situazione di Imola nel 1944. Come dicevo prima, le forze alleate stavano risalendo alla penisola italiana, ma si fermarono all'altezza della linea Adriatica prima dell'inverno del 44, in quanto non ritennero opportuno affrontare azioni militari in condizioni impervie, come potevano essere quelle invernali degli Appennini, fermandosi prima della linea gotica. Il loro arresto però segnò anche l'arresto della ritirata tedesca, pertanto la città di Imola subì una forte occupazione anche dura, come ci, magari si potrà approfondire successivamente. No, adesso tu il discorso è una cosa molto interessante, però prima chiedi la prima cosa. No, va bene. Bisogna chiedere le prime cose. Intanto la faccenda di Sesti Molese è stato un episodio molto importante, però bisogna anche che noi vediamo quali elementi, chi ha diretto queste cose, perché se noi non parliamo mai delle persone che hanno diretto queste cose, siamo partiti dal Comitato di Liberazione Nazionale, che a Imola esisteva, però chi erano? Cosa facevano? È importante questo. Allora prendiamo la faccenda di Sesti Molese, noi troviamo che la persona più importante che ha organizzato per quella cosa è Isio Serantonio, Mezzanotte, che dopo aver fatto 20 anni di galera, più o meno tra galera, confine e via discorrendo, diventò praticamente il dirigente politico della resistenza a Imola, nella zona di Molese. Ed è questo che lui, quando si verificò la faccenda di Sesti Molese, è una conseguenza di altre cose, perché prima tu stavi dicendo la faccenda degli alleati che si erano fermati, bisogna che noi diciamo che nel settembre-ottobre del 44 la situazione era tale che c'era direi quasi lo spirito dell'insurrezione. Eravamo forse anche un po' troppo sbadati nel senso di parlare, che mentre fino allora non si era parlato, nessuno parlava delle spie discorrenti, saltò fuori che ci si presentava già nelle campagne, nella città, c'era questo spirito della resistenza pronti per l'insurrezione nazionale, per quello che potesse fare. Quindi questo facilitò in parte anche quello che è successo a Gina, i rastrellamenti individuali, cioè cercavano di colpire gli individui. Quindi voi trovate a un certo momento degli arresti di 4-5 persone, una persona, due persone portate in rocca, martirizzate, poi molti di questi vengono uccisi. E quindi c'è già questa sensazione, poi ci sono i tradimenti. Non dobbiamo dimenticare questo. Noi abbiamo, ad esempio, nel gruppo che facevo parte, c'era un individuo, una persona, che tra l'altro era diventato comandante di compagnia, quindi aveva 50 uomini più o meno dalle sue dipendenze, il quale al centro momento si trovò sbandato e andò a fare il spia. Questo girava per Imola, anche dopo il corso, girava sempre accompagnato dalla Brigata Nera. Voi sapete che la Brigata Nera è nata solo in luglio del 44, prima non c'era la Guardia Nazionale Repubblicana, che poi aveva fatto un po' come l'esercito italiano nel settembre, era sparita, c'erano rimasti proprio i criminali, quelli che erano i veri criminali che facevano le cose che facevano. E quindi questo individuava le persone una alla volta. Quando fece il rastrellamento su nelle colline di Donori, che più che altro presero di mezzo i ragazzi, i partigiani, chiamiamoli così, di Riolo Terme, i quali vennero poco a poco arrestati, poi una parte vennero uccisi subito, portati in rocco, come diceva Gino. Noi abbiamo ad esempio gli 8 che sono stati uccisi di fronte alla Rossa, cioè il potere della Rossa, che è di rimpetto alla cooperativa, all'Iperco.
Ecco, questi erano ragazzi di lassù, vennero presi, poi vennero portati, dovevano essere portati secondo loro a Bologna, mentre quando arrivarono lì uccisero. Noi esattamente non sappiamo qual è stato il giorno dell'uccisione. Noi sappiamo che all'inizio di marzo, poco dopo il giorno qua, dei cani scavarono in una buca di una bomba e cominciò a saltare fuori, ed erano 8 ragazzi che questi sono stati. Poi abbiamo quelli di Osteriolo, cioè quando ci andiamo lì troviamo che proprio c'è stato il terrore, nel senso che, perché Gina dice che l'hanno lei, parlando della sua situazione, direi che mettendolo a confronto di altre cose, lei è stata in certo qual modo fortunata, perché abbiamo delle sue compagne, che le Bianconci, tante altre, che sono state trattate veramente in una maniera barbarica, perché ad esempio, prendete lei, una ragazzina che aveva, credo che avesse 17 anni, 16 anni, poco più, che per paura che prendessero suo padre, si presentò lei. Questa, Gina ha ricordato leggermente la faccenda dei bagni freddi. Ecco, lei nuda, gli fecero spaccare perché c'era il ghiaccio, le vasche che erano sopra alla rocca, che avevano delle vasche sopra con dell'acqua dentro, gli fecero spaccare il ghiaccio e poi la cacciavano a bagno, poi la menavano, che lei è rimasta addirittura, poverina è morta non è molto tempo fa, rimase scioccata da questo, di fare tutta la sua vita è stata una cosa tremenda, perché tutte le volte lei ricordava sempre questo. Mi ricordo che un giorno mi disse, guarda, la conoscevo bene, io devo andare in braccio a mia madre perché quando mi sveglio che sto dormendo ricordo tutto quello che mi era successo. Ma non è solo lei, ce ne sono tante altre. Ecco, quindi c'era quello che io volevo dire, c'era questo spirito di ribellione, di cose che si pensava, e quindi invece si era verificato la cosa molto diversa, cioè la ricerca, i restauramenti. Io mi ricordo ad esempio il 14 ottobre del 1944, che ci fu il più grande restauramento a Imola fatto dai tedeschi, che presero su circa 2.000 persone, che vennero portati alla Cogna. Una parte si salvò venendo giù dalle grondaie, insomma, ci fu tutta una serie di cose, mentre gli altri furono poi assieme anche quelli di Sesto, vennero portati in Germania, vennero portati a fare le fortificazioni. Poi questo successe anche dopo. Tra l'altro c'è un particolare che poi non so se saltava fuori. Comunque questo era lo spirito che c'era in quel momento lì. Bisogna tener conto anche della differenza tra Imola paese, Imola la città, e le grandi città. Perché a Imola più o meno c'era sì le tessere del mangiare, ma complessivamente si mangiava, non è che mancasse la carne, mancavano certi prodotti, mancava il sale, mancava l'olio, mancava. Io mi ricordo mia madre che mi disse, quando rientrai, mi disse che prendeva la carne delle bestie, dei bovini, le dava il sego che una volta serviva per fare le candele, poi con questo lo scioglieva e questo diventava il condimento di tutto quello che c'era. Mentre invece nelle grandi città, e noi avevamo la fortuna di avere il rapporto, ecco perché a un certo momento bisogna che noi diciamo che la resistenza da noi ha potuto esistere in questo modo anche per il rapporto che c'era tra la città e la campagna, perché se non ci fosse stata questa solidarietà, questo aiuto del reciproco, non sarebbe stata possibile una resistenza. Se voi pensate, i primi episodi furono tremendi. Questo sì, infatti Imola è stata anche, se vogliamo dire, fortunata in questo senso, anche se la resistenza è stata, come ci hanno testimoniato i due partigiani, estremamente brutale, e anche dal punto di vista economico non è stata sicuramente, non però sicuramente l'occupazione nazista, intendo, a una situazione favorevole, anzi Imola era costretta all'autoconsumo, quindi dopo l'occupazione ci sono alcune testimonianze che riportano che le galline, i maiali, le mucche, i polli, le anatre, comunque gli animali erano spariti, sono diventati, perché non si prendevano prodotti dall'esterno, tutto quello che si aveva era prodotto dalla città di Imola. In questo clima di crisi, se vogliamo così chiamarla, operava la resistenza di Imola, che come dicevo prima, visti gli ideali della zona politici, era di matrice comunista, e questa si organizzava principalmente in tre gruppi, che erano i SAP,
i GAP e le brigate. Queste ultime erano quelle che svolgevano di fatto quella che prima abbiamo definito resistenza attiva, quindi azioni militari contro eserciti, l'esercito tedesco in montagna. Quindi erano i GAP e i SAP. I GAP, che sta per gruppi di azione patriottica, svolgevano azioni anche in questo caso armate, però si concentravano più su degli attentati nei confronti di caserme fasciste o di personaggi nazisti, fascisti di rilievo. Invece i SAP svolgevano quella che può essere considerata resistenza passiva, ovvero svolgevano azioni di supporto e rifornivano dal punto di vista umano, dal punto di vista delle munizioni, le brigate in montagna. Ecco, a questo punto potrei passare di nuovo la parola ad Alfine, chiedendogli che ruolo aveva lui all'interno del genere. C'è una grossa differenza tra queste tre formazioni. Poi bisogna che teniamo conto che attorno a queste formazioni c'è qualche donato, oltre alla città, ci sono le donne. Chiaramente, hai parlato, hai fatto cenno ai GAP, gli atti di sabotaggio che facevano i GAP, gli atti di sabotaggio che faceva la SAP, perché non è che la SAP fosse una resistenza passiva, è fatta in un altro modo. Mentre i GAP sono piccoli gruppi organizzati, massimo 5 persone, i quali non conoscono gli altri degli altri gruppi, questi sono indicati proprio per gli atti di sabotaggio di un certo carattere. Far saltare ferrovie, far fuori un fascista, far fuori dei tedeschi, insomma, erano proprio azioni dirette. Le SA, specialmente nelle nostre zone, era la campagna, oltre la città. Perché la campagna? Perché tutti, difatti, se andiamo a vedere i caduti che sono avvenuti, i morti, sono tutti, quasi tutti della campagna, e alcuni della città, perché avevano la possibilità, durante il giorno lavoravano, la notte facevano gli atti di sabotaggio. Ora prendete il Pozzo Vecchio, dove ci sono 16 morti, che non erano neanche di uno, erano di Castel San Pietro, erano fuori di uno, che era uno dei nostri comandanti, e ecco, quello fu una spiata. Però vennero rastrellati mentre lavoravano in campagna, vennero accusati di essere partigiani e fecero la fine del Pozzo Vecchio. Però la SAP era attiva, non è che fosse. La resistenza passiva è un'altra. La resistenza passiva è di altri gruppi di carattere politico, perché dobbiamo fare anche una certa distinzione. Cioè c'erano gli attesisti, cioè quelli che dicevano stiamo calmi, non facciamo niente, stiamo a aspettare, tanto arrivano gli alleati, tanto arrivano questo. E questo sì che è la resistenza passiva, cioè che non si adoperavano, magari ti assistevano, ti aiutavano, però stavano un po' in disparo. Ecco, mentre invece quando parliamo delle brigate di montagna, intanto la SAP era, direi, la culla delle brigate di montagna, perché mentre tu facevi questi sciopero, quando ti scoprivano, te ne andavi a finire in montagna, perché se no se ti prendevano ti facevano quello. Ecco quindi che c'è un contatto molto diretto. Poi il fatto delle donne, quando un gruppo GAP faceva un'azione, 99% delle volte, non dire 100%, c'era certamente la funzione di una donna, di due, tre donne. Ecco, dicevamo prima, poi dirò il motivo, dicevamo prima di Cerantoni, che era il capo praticamente politico di tutta la resistenza della zona immobile. Lui, quando si muoveva, erano le donne che l'accompagnavano, ma non che l'accompagnassero direttamente. Passavano con la prima a vedere se succedeva niente. C'erano le donne di dietro che seguivano per vedere che non succedesse niente, tant'è che dove era rifugiato Cerantoni stavano colorando la tela bianca che diventava rossa, e ci fu l'intervento dei tedeschi, perché lì c'era anche il comando tedesco, il quale chiesero perché, chi era questo signore che faceva, allora dice, ma è un commerciante il quale fa pitturare questa roba qui, perché tanto voi sapete che avrete la vittoria, la vostra bandiera è rossa, quindi noi stiamo colorando le cose, mentre invece erano i nostri fazzoletti, erano altre cose, ecco per dirvi com'è la faccenda. Ecco quindi, quando ad esempio c'è un fatto che è riconosciuto un po' da tutti,
quando uccisero il federale di Bologna, quindi siamo all'inizio del 44, non siamo alla fine, non mi ricordo come si chiamasse, intervenne gli altri, lo fecero fuori. Come si operava? Intanto ricordatevi che l'uomo in bicicletta non poteva andarci, era proibito girare in bicicletta, le donne sì, le donne potevano girare in bicicletta, specialmente in campagna. Quindi si serviva delle ragazze in modo particolare le quali giravano con la bicicletta, con lo sport. Dentro lo sport avevano le armi e sopra magari l'uva o biancheria o quello che era, tant'è che io mi ricordo, poi me l'ha raccontato dopo mia moglie, che lei venne fermata e aveva la sport piena di armi, però sopra c'aveva dell'uva, c'aveva della roba, i tedeschi si fermavano, poi gli presero un po' d'uva e poi la lasciavano andare. Ecco, quindi cosa succedeva? Che se andava sul porto, andavano sul porto le donne, poi avevano appuntamento, quando arrivava il cappuccio per fare l'azione, gli dava le armi, facevano l'azione, riportavano le armi alla ragazza, alla donna, che la metteva nella sporta, poi prendeva la bicicletta e scappavano, facevano 100 metri, 200 metri, abbandonavano la bicicletta perché se l'avessero seguito l'avrebbero preso. Ecco, per dirvi anche una delle figure, delle cose che facevano, insomma, qualcuno credo che in questi giorni sia andato, mi hanno fatto vedere una cosa sull'Agnese, l'Agnese non va a morire, insomma, ci sono di questi particolari. E questo è successo quasi sempre. Mentre invece, se poi andiamo dopo, avrete altre domande da fare, ecco che c'è la faccenda della resistenza attiva e della resistenza, ad esempio, la 36, che è stato uno delle brigate migliori di tutta l'Emilia Romagna, che è arrivata fino tra morti, feriti, durante 1800 persone, circa 1800 persone, ma 1200 combattenti, i quali, come si erano armati? Come noi avevamo preso le armi trovate, poi c'è stato un lancio, era una brigata molto forte perché c'era lo spirito di autodisciplina. Però tutti i partigiani non erano comunisti o socialisti, erano di vari partiti. Però l'idea era quella del combattimento, del quale di fatto, voi sapete che la 36 ha avuto dei combattimenti tremendi, perché l'esperienza partigiana insegna che non si può fare una battaglia sulla linea del fronte, devi attaccare e fuggire. Ora c'è un episodio che non mi ricordo bene, un attacco ai tedeschi a Rifredo, sapete Rifredo sulla montagna per andare a Firenze, c'è un attacco ai tedeschi perché lassù c'era la torre che facevano le fortificazioni. La mattina ci fu l'attacco ai tedeschi a Firenzuola, lassù a Rifredo. La stessa compagnia, il pomeriggio, era a Palazzuolo a occupare la città, quindi c'erano questi movimenti rapidissimi, quindi facevano le cose, poi si scappava, quindi non c'era possibilità di battaglia sulla trincea. Ok, grazie, ringraziamo il... Allora, adesso, come aveva detto la professoressa Carino all'inizio, parleremo delle cene con le sole, e quindi allarghiamo un po' il focus da Imola fino al circondario bolognese e parliamo di questo eccidio perché appunto è uno degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, che è entrato e ha permeato gli animi delle persone che vivevano in questi luoghi, e quindi anche noi comunque siamo molto vicini a Montesole, probabilmente anche se lo ricordano. E quindi iniziamo con un'introduzione storica dell'eccidio di Montesole. L'eccidio di Montesole è una serie di stragi compiute dalle truppe naziste tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 alle pendici di Montesole, appunto, quindi principalmente nei comuni che sono indicati nella cartina di Marzabotto, Puzzano Morandi e Monzuno. E quindi furono una serie di stragi molto allargati sul territorio. Il comandante in carica delle truppe naziste che compirono queste serie di stragi era Walter Reder, che era il comandante del 16° reparto esplorante della 16° divisione Reichsführer. È importante ricordare, ci sono diversi punti importanti da ricordare per quanto riguarda l'eccidio di Montesole. Il primo punto importante è il fatto che queste serie di stragi erano estremamente progettate.
vi era dietro una progettazione molto dettagliata e nei minimi particolari, ovvero erano già stati stabiliti a priori tutti i luoghi e anche il numero delle persone che comunque sarebbero poi state coinvolte in questi stragi, in queste fucilazioni. E è molto importante anche ricordarsi l'obiettivo di questa serie di stragi, perché l'obiettivo di queste stragi non era uccidere dei partigiani, non era contrastare una minaccia armata e non era una rappresaglia, perché appunto era un'operazione organizzata e progettata nei minimi dettagli, ma lo scopo di questa serie di stragi era di uccidere e distruggere tutto ciò che c'era vicino a Montesole, quindi uccidere soprattutto un gran numero di civili che erano ritenuti particolarmente pericolosi perché aveva una forte presenza partigiana nella zona. Infatti in particolare la Brigata Stella Rossa era solita comunque abitare quella zona e comunque aveva molti legami con i cittadini di queste cittadine. Però questi cittadini erano tutti degli effetti dei civili, non avevano preso posizione, non si erano schierati politicamente. E quindi mentre i tedeschi stavano già retrocedendo, perché comunque l'avanzata degli alleati era già iniziata, decisero di distruggere completamente tutto ciò che vi era a Montesole per appunto sabotare i partigiani, però in realtà senza uccidere i partigiani, perché uccisero di fatto i civili. Infatti parliamo di numeri di civili uccisi estremamente alti, parliamo di circa 770 vittime civili, tra i quali la maggior parte sono donne, anziani e bambini, perché gli uomini, molti facevano parte appunto del movimento partigiano, o comunque gli uomini che erano dei disertori fondamentalmente, perché avevano scelto di non combattere, si erano nascosti nei boschi, perché quella era l'usanza, nel senso che quando arrivavano i nazisti e i fascisti nelle città, loro si nascondevano sempre nei boschi, perché comunque le donne, gli anziani, i bambini di solito non venivano toccati dai nazisti, nel senso c'era questa sorta di accordo, non venivano quasi mai uccisi donne, anziani, bambini. E invece a Montesole è successo il contrario, nel senso che di uomini ne furono uccisi ben pochi, mentre la maggioranza delle persone uccise appunto furono anziani, bambini e donne. E un altro punto molto importante per quanto riguarda la strage di Montesole è la ferocia e la violenza con la quale furono compiute queste stragi, ovvero i soldati non si limitarono semplicemente a eliminare sistematicamente tutto ciò che trovavano, dagli animali fino alle persone, e a distruggere tutto ciò che trovavano, ma lo facevano con estrema ferocia e sadismo. A questo riguardo volevamo leggervi una testimonianza di un partigiano, Adelmo Benini, che dice: in località Caprara vedemmo tre ragazze legate a tre castagni. Le corde ne sostenevano i cadaveri stretti al tronco con le sottane sollevate sopra la cintura, ed ognuna aveva un lungo bastone infilato a forza tra le cosce. Tra Caprara e Villa Ignano trovammo i cadaveri di due donne incinte, entrambe sventrate. A una avevano strappato il feto dalle viscere. I piedini del feto dell'altra spuntavano dallo squarcio del ventre. Quindi appunto un sadismo che in realtà era estremamente incentivato dai capi nazisti, dai comandanti, perché questo sadismo praticamente permetteva ai soldati nazisti di compiere delle stragi così crudeli, facilitavano la strage e la rendevano più efficiente in un certo senso. E la foto che è qui nella slide sono i resti della chiesa di Casaglia, che è appunto uno dei luoghi che prima ha citato la professoressa Chiaino, che è appunto uno dei luoghi dove sono avvenute la maggior parte delle fucilazioni di massa. È molto interessante anche analizzare tutto ciò che è successo subito dopo l'eccidio di Montesole, di Mazzabotto. E la storia infatti è una storia abbastanza tortuosa e intricata. Quindi partiamo, ovviamente subito dopo il 5 ottobre le voci iniziarono a diffondersi, nel senso che i pochissimi sopravvissuti di queste cittadine iniziarono a parlare di quello che era successo, iniziarono a raccontare ai giornali, a raccontarlo alle popolazioni vicine, e vi furono fin da subito i primi tentativi di insabbiamento. Perché ovviamente erano le autorità locali che erano fasciste e la stampa locale che comunque doveva essere soggetta ai controlli delle autorità fasciste, ovviamente cercarono di insabbiare il tutto. E infatti questo è il vero ruolo che per i fascisti nella storia di questo eccidio, perché non furono i fascisti a premere il grilletto e a uccidere tutte quelle persone, però comunque i fascisti ebbero una responsabilità enorme nell'insabbiare tutto ciò che era successo. E per esempio qua nella foto vi è la foto
foto dell'articolo del Resto del Carlino che parla di voci inconsistenti, ovvero cercarono di screditare tutte le testimonianze che i pochi sopravvissuti dell'eccidio cercavano di testimoniare. E sempre a questo riguardo volevo leggere un'altra testimonianza di una sopravvissuta, Elisa Ruggeri, che racconta: io, ferita e malata, tornai nella mia casa e venne persino un medico tedesco a visitarmi. Cercarono di convincermi a dire che il massacro l'avevano compiuto i partigiani. Dissi no, non ci fecero più nulla e ci lasciarono vivere disfatti come eravamo. Quindi vi fu pure un tentativo di cercare di scaricare la responsabilità di questi stermini sui partigiani. Poi, in realtà, dopo appunto i primi tentativi di insabbiamento, non si parlò più tanto dell'eccidio, nel senso che sì, erano iniziate le indagini, ma non ci furono risultati. Il primo svolgimento importante di questa vicenda lo troviamo il 14 gennaio del 1960, quando avviene un fatto piuttosto grave, nel senso che vengono archiviati illecitamente tutti i documenti che testimoniavano ciò che era successo durante l'eccidio, ovvero erano già state raccolte diverse testimonianze, però il procuratore generale Enrico Santa Croce, appunto in questa data, nel gennaio 1960, decide di nascondere fondamentalmente questi documenti, di nasconderli in un armadio, quello che poi verrà definito l'armadio della vergogna, perché non vi furono solo i fascicoli di Montesole, ma anche diversi altri fascicoli, e di scordarsi praticamente che queste cose erano avvenute. E questa archiviazione peraltro è illecita perché il procuratore generale si inventa un timbro di provvisorietà, nel senso che questi documenti vengono archiviati provvisoriamente. Peccato che non esista alcun articolo che renda legale questa archiviazione provvisoria, nel senso che dei documenti o sono archiviati o non sono archiviati, non possono essere archiviati provvisoriamente. Le motivazioni per cui vi fu questa archiviazione illecita fondamentalmente sono abbastanza semplici, nel senso che nel 1960 l'Italia c'era la guerra fredda e l'Italia non poteva permettersi di deteriorare dei rapporti prima di tutto economici e poi politici con la Germania, sua alleata. Quindi appunto vi fu un accordo tra il procuratore generale di Santa Croce e altri importanti tedeschi nel decidere di lasciare cadere nel dimenticatoio tutta questa storia, che ovviamente avrebbe alzato l'opinione pubblica italiana contro i tedeschi. E solo nel 94, e quindi tra il 94 e il 96, viene aperto questo armadio della vergogna di cui parlavamo prima e si iniziano finalmente delle vere e proprie indagini su ciò che era successo durante l'eccidio di Montesole. Queste indagini portano poi nel febbraio 2006 al processo al Tribunale della Spezia. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare uno degli avvocati, l'avvocato Speranzoni, che è proprio stato uno dei protagonisti di questo processo, l'avvocato di parte civile, che è venuto a parlare della nostra classe e appunto ci ha raccontato tutta questa storia dell'eccidio di Montesole. Durante il processo di La Spezia fondamentalmente si intervistarono i pochi sopravvissuti dell'eccidio di Martabotto e si cercò di ricostruire i percorsi geografici che fecero le truppe naziste per appunto cercare di incriminare queste persone. È interessante notare che il processo sia avvenuto 62 anni dopo l'eccidio di Montesole stesso, e questo l'avvocato ha detto che è un sintomo di una patologia giudiziaria che è comunque comune a tutti i crimini che assumono una natura politica, nel senso che tutti i crimini collegati, crimini considerati politici come questo, spesso e volentieri vengono processati tantissimi anni dopo gli avvenimenti stessi. Quindi questo è. E inoltre la storia di questo insabbiamento, di questo processo e del ciclo di Montesole non è ancora conclusa, perché il processo di La Spezia emanò 10 condanne all'ergastolo, ovvero il Tribunale di La Spezia appunto dichiarò 10 persone, 10 comandanti nazisti, li condannò all'ergastolo, però nessuna di queste condanne fu poi effettivamente applicata, nel senso che nello Stato italiano queste persone hanno l'accusa di ergastolo, mentre invece lo Stato tedesco ha completamente ignorato queste accuse e anzi addirittura nel 2016, molto recentemente, c'è stato quello che abbiamo chiamato qui il caso Busterer, nel senso che
per caso si è scoperto che uno dei soldati accusati, quindi condannati all'ergastolo durante questo processo, appunto il soldato Custer, è stato da poco insignito di una medaglia al valore d'oro, di una medaglia d'oro al valore civile per i meriti che ha avuto nella sua cittadina tedesca. Questo ovviamente ha provocato un grandissimo scalpore, perché oltre al danno alla beffa, nel senso che già non era stato condannato all'ergastolo e peraltro gli va pure insignito di dei premi. E questo caso è scoppiato anche nei giornali italiani, infatti se ne è parlato per diversi giorni. Quindi, qui invece abbiamo riportato uno dei pensieri, una delle riflessioni più importanti sul cielo Montesole, che sono saltate fuori durante il processo. Durante il processo di La Spezia del 2006 si è parlato di Mazzabotto come l'archetipo dello stato di eccezione. E lo stato di eccezione fondamentalmente è una sorta di situazione politico-giuridica. Per comprendere questa situazione giuridica bisogna rifarsi al diritto romano, al concetto di homo sacer. L'homo sacer, se uno ucciderà colui che per plebiscito è stato considerato homo sacer, non sarà considerato un omicidio. Quindi l'homo sacer è fondamentalmente una persona che è stata esclusa perché fondamentalmente è diversa, perché magari ha commesso un crimine o per altri motivi è stata esclusa da una comunità e per quello non gode più dei diritti che hanno tutti. E questo è stato lo stesso meccanismo che è successo durante l'eccidio di Montesole, nel senso che i cittadini di Montesole sono stati considerati come sacrificabili, nel senso che nessuno si è assunto la responsabilità di aver ucciso queste persone, perché secondo i soldati nazisti era necessario uccidere queste persone, anzi era giusto, non si consideravano degli omicidi uccidendoli, perché appunto gli abitanti di Montesole erano dei loschi bacilli di sinistra da estirpare dal corpo malato della società per sanarlo. Quindi lo stato di eccezione diventa una sorta di autorizzazione a commettere degli omicidi e è la base per commettere i crimini contro l'umanità. Infatti l'eccidio di Montesole era da tutti gli effetti considerato un crimine contro l'umanità. E, ok, ora riallacciandoci comunque al tema generale della resistenza, allora fondamentalmente nell'eccidio di Montesole i partigiani non hanno avuto un vero e proprio ruolo fondamentale, nel senso che sì, furono il pretesto che diede inizio a questa serie di stragi, ma non furono i protagonisti di queste stragi. Però analizzando la storia dell'eccidio di Montesole, quindi analizzando anche il processo, abbiamo trovato in particolare in quest'ultimo un esempio di resistenza, perché per resistenza non intendiamo solamente appunto i partigiani che nel 44 combattevano e si ribellavano al regime nazifascista, ma per resistenza intendiamo quel processo più ampio di cui si può parlare tutte le volte che delle persone constatano uno stato di cose che non ritengono giusto e fanno qualcosa di attivo per cercare di cambiare questo stato. Quindi abbiamo individuato nel processo di Montesole di La Spezia 4 punti fondamentali che hanno in comune con la resistenza partigiana. Il primo punto è la concretezza e l'aderenza ai fatti, nel senso che la resistenza deve per forza partire da una constatazione reale, disillusa, non mitizzata dei fatti. E come appunto i partigiani partivano, si ribellavano perché conoscevano bene le condizioni in cui i fascisti avevano ridotto l'Italia, così anche il processo parte da dei fatti concreti, da delle testimonianze, dai fatti appunto concreti. Il secondo punto è la visione critica, nel senso che come i partigiani rifiutavano una visione dogmatica che gli veniva presentata dal regime nazifascista, così anche le persone che hanno voluto e che hanno fatto questo processo si rifiutavano di non porsi delle domande, di non tirare fuori degli argomenti scomodi, e molto importante, non avevano dei pregiudizi nei confronti né da una parte né dall'altra, nel senso che il processo stesso è una constatazione, è una ricerca della giustizia oggettiva, il più oggettivo possibile perlomeno, e quindi una visione critica che si interroga. Poi una risposta attiva che parte dall'indignazione, e qui ci siamo ricordati del pamphlet di Stefan Essel, Indignatevi, perché appunto i partigiani si indignavano della condizione in cui l'Italia era in quel momento e fecero qualcosa di attivo per cercare di cambiarlo.
così anche il processo ha seguito circa questo avvenimento, questa conseguenzialità, nel senso che in un primo momento ci sono delle persone che si sono indignate, soprattutto si sono indignate del fatto che questo processo sia stato nascosto per 62 anni, ma non si sono limitate a questo perché hanno cercato di dare una risposta a questa indignazione, hanno cercato di tradurre nei fatti, di creare qualcosa per cercare di riequilibrare la giustizia, appunto creare a resistere, resistere a creare. E infine l'ultimo punto che secondo noi che secondo noi associa il processo di Montessori al movimento della resistenza è la fiducia. La fiducia nella possibilità di riuscire a cambiare la realtà. La fiducia che avevano i partigiani, speravano perlomeno che anche la loro azione individuale, la loro azione singola, per quanto piccola, riuscisse a sconfiggere un movimento complesso e diffuso come quello del nazifascismo, e anche la fiducia che avevano gli avvocati e le persone che si sono occupate di questo processo nel cercare di riportare un minimo di giustizia sopra questi fatti. Però dobbiamo anche far notare che comunque c'è in tutte queste esperienze, quindi tanto nell'esperienza della resistenza partigiana quanto nell'esperienza del processo, c'è anche, oltre alla fiducia, una rassegnazione iniziale, nel senso che è ovvio che i partigiani da soli non sarebbero riusciti a sconfiggere il nazifascismo, e anche il processo di Montessori partiva in un certo senso rassegnato, nel senso che svolgendosi 62 anni dopo i fatti, gran parte delle prove erano ormai perdute, gran parte dei testimoni e degli imputati erano o morti o troppo vecchi per ricordare. E in effetti questa rassegnazione iniziale ha avuto un effettivo riscontro nella realtà. E infatti, come abbiamo già detto prima, il processo di Montessori ha emanato 10 condanne, ma nessuna di queste è stata applicata, e anche appunto i partigiani da soli non riuscirono sicuramente a sconfiggere il nazifascismo. Però non è importante che, secondo noi perlomeno, esperienze come queste abbiano un risvolto pratico, un risultato pratico, perché il loro valore è prima di tutto ideale, nel senso che svolgono una funzione esemplare e noi abbiamo il dovere perlomeno di ricordarle. Beh, abbiamo parlato dell'importanza della memoria, della resistenza. E questa memoria è importante fondamentalmente perché la resistenza è l'evento storico che è all'origine della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Per cui adesso andiamo a vedere quali sono stati i primi passi di questa nostra Repubblica e qual è la relazione che esiste tra la resistenza come fenomeno storico e le istituzioni repubblicane e la Costituzione. Il primo governo dopo la guerra fu il governo Parri, un governo di coalizione che durò dal giugno al dicembre del 1945. Di questa coalizione dobbiamo dire fondamentalmente due cose. Una, che era costituita dai partiti che avevano già costituito il CLN, e quindi già questo ci dimostra quanto il nuovo Stato italiano dopo la guerra sia ancorato all'esperienza della resistenza. Di questi partiti però dobbiamo dire altro, che ci servirà per quello che diremo dopo, cioè che esiste una differenza fondamentale tra questi, al punto che questi sei partiti, che abbiamo detto essere il Partito Socialista, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, il Partito della Democrazia del Lavoro e il Partito d'Azione, possono essere divisi in due gruppi. Da una parte il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, dall'altra parte gli altri tre. Solo i primi che ho detto, quindi comunisti, socialisti e democristiani, possono essere considerati partiti di massa, cioè partiti radicati nel territorio con un ampio bacino elettorale, da una parte per i comunisti e per i socialisti gli operai, nella Democrazia Cristiana invece rientravano fondamentalmente il corpo elettorale del vecchio Partito Popolare e in generale chi voleva che il nuovo Stato si ispirasse ai valori della religione dominante nel paese. Gli altri tre partiti invece, liberali,
Democratici del Lavoro e Partito d'Azione, erano partiti che avevano una struttura non di massa, abbastanza, diciamo, legata all'esperienza prefascista. È vero che il Partito d'Azione, in quanto a contenuti, aveva realizzato un'opposizione diretta al fascismo, però la sua struttura era quella di un partito elitario, di un partito di notabili. Il Partito Liberale e il Partito della Democrazia del Lavoro invece erano proprio costituiti anche dagli stessi individui, guidati dalle stesse personalità che avevano operato nell'Italia prefascista. E questo vedremo, questa differenza tra i sei partiti determinerà il loro esito, il loro destino. Quanto al governo Parri, adesso dobbiamo dire che era radicalmente improntato alla collaborazione tra partiti, in quanto governo di collaborazione, di coalizione, e questo ci testimonia già la volontà di unificare il paese, già sul piano politico e sul piano parlamentare, cioè esistono delle differenze di breve termine, di programma, di riforme, ma esiste un fine ultimo che è quello dell'unità, della pace del paese e in generale del raggiungimento di una condizione di democrazia. Quello che determinò la caduta del governo Parri fu la sua radicalità in ambito sociale, in quanto voleva imporre grande tassazione alle grandi imprese, e la volontà di epurare le istituzioni, la burocrazia dei membri fascisti. E queste due intenzioni provocarono la defezione del Partito Liberale, che quindi tolse la fiducia al governo. Il governo cadde, salì al potere De Gasperi. Con De Gasperi si ha una rivincita delle forze conservatrici e moderate. De Gasperi era il leader della Democrazia Cristiana e questo, diciamo, inaugura il predominio della Democrazia Cristiana in Italia, che durerà per molti anni ancora dopo. Ma quello che conta del primo governo De Gasperi è che appunto il 2 giugno 1946 si tengono nello stesso giorno le elezioni per l'Assemblea Costituente e il referendum a suffragio universale per scegliere tra monarchia e repubblica. In entrambe le consultazioni ci fu un'enorme partecipazione, oltre il 90% di affluenza, che testimonia l'importanza e la novità che queste elezioni supponevano, anche se, come vedremo, tale partecipazione fu percepita come una grande sorpresa. Ad ogni modo, la composizione dell'assemblea era tale da dimostrare quello che abbiamo detto prima sui partiti di massa, cioè furono quei partiti di massa, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista, ad aggiudicarsi il maggior numero di seggi. Il Partito d'Azione e il Partito Liberale praticamente persero influenza, furono ridotti a davvero pochi seggi. Come Presidente della Repubblica fu eletto Enrico De Nicola, che era stato un monarchico, quindi si scelse una via che non era di rottura, era quasi ciò dimostra l'accordo tra i partiti e soprattutto quella rivincita delle forze moderate che abbiamo detto. Una testimonianza importante sul referendum del 2 giugno del 46 ci viene data da Calamandrei. Calamandrei è stato un intellettuale e giurista di orientamento liberal-socialista, era stato tra i fondatori del Partito d'Azione. E lui parla, in merito a questo referendum, di miracolo della ragione. Miracolo della ragione perché
era totalmente sorprendente che gli italiani non solo avessero la forza di votare, ma fossero tanto avessero ben chiaro che la Repubblica fosse la strada migliore. Effettivamente non bisogna trascurare il fatto che esistono due tempi storici, due livelli nella storia, perché un conto è la storia dei grandi uomini, dei comandanti, dei partiti, dei leader dei partiti politici, che, come abbiamo visto, in questo livello storico c'erano stati grandi mutamenti, ma a livello della gente comune, del popolo, questi momenti erano ancora momenti tragici, perché si piangevano ancora morti, si usciva da anni e anni di povertà, sottomissione, mancanza di libertà, paura della guerra, dolore.